La Juventus continua a cercare dei rinforzi per la difesa. La difesa negli ultimi anni ha subito un totale cambiamento perché sono andati via personaggi importanti come Chiellini e De Ligt. Bonucci non è chiaramente più quello di una volta e soprattutto negli anni la Juventus ha perso delle figure che potevano rappresentare il futuro di questa Juventus, cioè nomi come Demiral, nomi come Romero, per far cassa. Ora però subentra il problema, c'è un po' di carenza in difesa perché Bonucci fisicamente non c'è più, perché Gatti non sta dando quelle certezze che ci si aspettava, perché Rugani sappiamo che affidabilità ce l'ha ma fino a un certo punto, ed ecco quindi che si valutano altre figure. Attenzione perché la notizia di oggi riguarda un giocatore che rientra perfettamente nella nuova linea della Juventus, cioè non si va incontro a spese folli, non si va incontro a delle follie di mercato, si vanno a valutare però dei giocatori che magari lì per lì sembrano niente di che, poi però possono rappresentare delle ottime sorprese. Un po' pensate quando il Napoli prende Kim dal Fenerbahce al posto di Koulibaly, tutti si aspettavano un grande colpo al posto dell'ex difensore del Napoli, invece arriva un difensore che è più sconosciuto ma che poi diventa un'ottima sorpresa. Attenzione però perché c'è una situazione molto molto interessante legata alla Juventus. Perché il nome nuovo che viene fatto per la difesa, e sarebbe un'ottima soluzione legata al fatto che può fare sia il centrale difensivo che all'occorrenza il terzino destro, è quella di un giocatore che si sta mettendo in mostra in Italia, ma che non è di proprietà di una società italiana. Stiamo parlando di Stefan Posch. Molti storceranno il naso di fronte a questo nome perché è un nome poco conosciuto, perché è un nome che pochi conoscono, ma attenzione perché è un nome che al Bologna, sì, è un giocatore del Bologna, si sta facendo notare e non poco. Giocatore del Bologna però che è in prestito al Bologna e che può essere riscattato al Bologna direttamente all'Hoffenheim, squadra che lo ha dato in prestito con diritto di riscatto al Bologna. Intanto perché vi dico rappresenta l'identikit perfetto per la Juventus? Perché ha 25 anni, quindi è giovane ma non giovanissimo, ha un prezzo abbordabile e nell'ultimo giorno di mercato Bologna ha preso questo ragazzo con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro, che diventa obbligo al determinarsi al verificarsi determinate condizioni. Probabilmente siamo legati quindi alle presenze del giocatore. Attualmente il giocatore ha fatto 11 partite col Bologna in Serie A, addirittura 2 gol, quindi ha già fatto 2 gol il ragazzo, ma soprattutto sembra un calciatore che dà affidamento. È un difensore abbastanza versatile e a queste cifre vai a prendere un difensore che è in grado di giocare sia in una linea a 3 di difesa, e attenzione, può giocare sia come centrodestra, quindi braccetto di destra, quello che ora ricopre fondamentalmente Danilo, sia in una difesa 4, ti può fare sia il terzino, chiaramente non di spinta, ma è comunque un terzino basso, che il centrale di destra. Ma ripeto, ancora una volta vi dico, può fare anche il terzino, e perché vi dico occhio alla soluzione da terzino? Perché questo potrebbe dirottare anche per il futuro definitivamente Danilo al centro, cioè in una difesa in cui c'è Bremer come centrale, in una difesa in cui si ritorna a 4, diciamo così, Bremer può fare il centrale e Danilo può giocare al fianco di Bremer come centrale, con Posch che però può essere una soluzione molto interessante per il ruolo di terzino a destra, e a sinistra potresti finalmente optare per un terzino di grande spinta, perché poi fondamentalmente almeno uno dei due deve essere un terzino di spinta. L'abbiamo visto la Juventus quanta fatica sta facendo in questi anni a racimolare un terzino di questo genere. Attenzione perché lui è un ragazzo che è fisicamente strutturato, perché parliamo di un ragazzo di 1,89, quasi 1,90 per 85 kg, quindi parliamo di una struttura fisica imponente. Questo quindi cosa comporta? Comporta un atteggiamento difensivamente parlando molto aggressivo, cioè lui quasi sempre cerca l'anticipo, facendo anche un po' valere quelle che sono le sue buone capacità di lettura. È uno che non si fa problemi nel difendere alto o difendere basso. Col Bologna è molto più abituato a difendere basso che difendere alto, quindi da questo punto di vista, sia che rimane Allegri sia che arriva un nuovo allenatore, fondamentalmente si può adattare e
e molto spesso entra nel vivo delle azioni, cioè ai difensori moderni molto spesso è richiesto, guardate per esempio l'Atalanta, con i difensori dell'Atalanta, quindi vari Palomino, Jim City, Toloi, molto spesso è richiesto a loro di entrare direttamente nella fase di costruzione e nella fase viva dell'azione, quindi anche in fase offensiva. E da questo punto di vista è un giocatore che si dimostra molto molto interessante. Non a caso questi due gol che sono arrivati col Bologna ne sono una perfetta consacrazione. Da un punto di vista fisico c'è, perché è un ragazzo che fisicamente può dar tanto, e quindi diciamo che è un ragazzo che secondo me si può far valere. È austriaco e ripeto, se dovesse continuare Juventus con la difesa a 3, lui tu potresti metterlo come braccetto di destra e Danilo spostarlo sulla sinistra. E a quel punto non avresti più il problema di sostituire Alessandro, perché Alessandro fondamentalmente avresti al posto di Alessandro Danilo e al posto proprio di Danilo Porsche. Però attenzione, perché secondo me in futuro la Juventus tornerà a giocare con la DA4 ed è un giocatore che secondo me fondamentalmente può fare entrambe le fasi molto bene. A queste condizioni chiaramente la speranza è quello che possano rimanere tali, cioè se il Bologna capisce che c'è l'interesse della Juventus, secondo me queste presenze continueranno ad aumentare, andrà a pagare il diritto che poi diventerà obbligo di riscatto a 5 milioni e alla Juventus secondo me almeno ne chiederà almeno 15, quindi fai tre volte quello che hai appena speso, quindi sarebbe una buonissima operazione per Bologna che l'ha preso per 5 e lo rivende a 15. Attenzione però, perché secondo me però col Bologna puoi trattare anche in virtù di quelli che sono dei giocatori che hai nell'Under 23 che potrebbero essere inseriti come contropartite tecniche. Ci sono vari giocatori che interessano il Bologna, in passato Juventus e Bologna hanno trattato alcuni giocatori molto giovani, giocatori che possono essere delle ottime pedine di scambio, e che in questa soluzione, o meglio in questo tipo di trattativa, potrebbero secondo me rientrare e fare al caso della Juventus. Chiaramente è un nome che non affascina il tifoso in generale, perché è un nome che non è sicuramente, la Juventus non prende, non so, Sergio Ramos dei tempi d'oro. Però è chiaro che quest'annata al Bologna sta evidenziando le qualità di un giocatore molto interessante, e sta evidenziando le qualità di un giocatore che secondo me può essere utile se arriva a certe condizioni. Io, ripeto, spero che non si arrivi a 15 milioni solo dopo una stagione, ma se per caso Juventus dovesse prenderla a 10 milioni, vi assicuro che questo ragazzo è molto interessante, e soprattutto quello che piace molto è la duttilità, cioè usi una difesa a 4, puoi usare come centrale, come terzino a destra, usi una difesa a 3, può essere il braccetto di destra quello centrale, insomma una duttilità importante per un ragazzo che secondo me in Italia sta facendo valere nel Bologna e che quindi avrebbe già un minimo di esperienza nel campionato italiano. Vi piace? L'avete visto mai giocare? Ditemi la vostra qui sotto nei commenti, cerchiamo di analizzare un po' il ragazzo insieme qui sotto nei commenti e soprattutto capire se può essere una buona soluzione per la Juventus.